hai presente che la legge sul diritto d'autore ha una porzione della legge che parla del diritto economico, quello di vendere le immagini, e una porzione che parla di diritto morale, che è quello che non rappresenta l'elemento economico, ma ti dà il diritto di essere menzionato come nome dell'autore e così via. L'arte, di fatto, funziona in maniera da avere un'anima economica e un'anima morale. L'anima economica è la constatazione del fatto che, indipendentemente dal contenuto dell'opera e dallo spessore dell'opera, sulla fiducia della possibile rivendibilità dell'esistenza di un mercato secondario di quell'opera, è possibile investire in un oggetto di cui c'è poca disponibilità, sapendo che quell'oggetto non lo vorrai rivendere, ma se dovessi poterlo rivendere, potresti farlo. Quindi se spendo 10, 20, 30 mila euro per un'opera, so che ci sarà modo di rivenderla. E questo genera l'anima commerciale dell'arte, che però avviene in maniera da essere sganciata dall'anima dell'arte, cioè dall'aspetto morale. L'aspetto morale, invece, è, oserei dire, il dovere d'autore, al posto del diritto d'autore, il dovere dell'autore di dire con quello che fa cose che muovano l'anima e l'intelletto, il cuore, il sentire delle altre persone, al punto che la sua opera serva da collante per il dialogo. In occasioni come queste, mia, non c'è solo commercio di immagini, non c'è solo il momento in cui il compratore incontra il gallerista, il mediatore, il mercante d'arte, l'autore si vende, l'autore si propone, ma c'è quel turbinio di sensazioni e di contatti che fra le persone presenti, fra le persone che fruiscono dell'opera, indipendentemente dal possesso, crea quel cortocircuito che è l'elemento morale, l'elemento che permette, grazie all'arte, di interfacciarsi con gli altri, con le persone che fruiscono quell'opera. L'opera diventa una scusa e questo è sganciato a sua volta dal diritto economico, perché non ha importanza quanto quell'opera costa o se sia vendibile, importa quello che comunica, importa quello che ci si racconta vicendevolmente attraverso la scusa dell'opera. E questa è la stupenda bipolarità dell'arte e dell'immagine. Ciao.